Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti». Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ma perché questa porta è stretta, si può domandare. Perché dice che è stretta? È una porta stretta non perché sia oppressiva, no, ma perché ci chiede di restringere e contenere il nostro orgoglio e la nostra paura per aprirci con cuore umile e fiducioso a Lui, riconoscendoci peccatori bisognosi del suo perdono. Per questo è stretta, per contenere il nostro orgoglio che ci gonfia. La porta della misericordia di Dio è stretta, ma sempre spalancata. È spalancata per tutti.